Eccoci, buongiorno, ben ritrovati alla seconda edizione di Oltre lo Specchio, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza. Questo è il terzo appuntamento di oggi. Abbiamo presentato il festival alle 2:30, c'è stata la presentazione invece del webinar sulla distopia al cinema, che dovrebbe essersi concluso da poco. E adesso iniziamo invece con la prima tavola rotonda, dalla pandemia alla distopia. Qual è il futuro dei futuri, qual è il destino dei futuri di sventura? Appunto, il secondo appuntamento sulla distopia, su cui ragioniamo con quattro ospiti. Intanto io sono Stefano Locati, il direttore artistico del festival. Oggi avrò il compito un po' di moderare, ma per il resto spero di stare il più invisibile possibile per lasciare la parola ai quattro invitati, che sono, li conoscete sicuramente già tutti, Elisabetta Di Minico, Francoforte, Franco Ricciardiello e Nicoletta Vallorani. Naturalmente poi, prima di dare loro la parola, li presenterò meglio. Faccio solo una breve premessa, insomma, sul motivo di questo panel, perché abbiamo deciso di farlo. Nel senso che, appunto, in un anno come questo, come sotto gli occhi di tutti, che assomiglia veramente a un futuro, se non distopico, sicuramente catastrofico, di quelli raccontati nei racconti di fantascienza, eccetera. Ci sembrava interessante ragionare su come il presente in cui vengono scritti, in cui vengono creati i racconti di distopia, poi influisca sulle visioni future che si danno. Da qui il titolo, appunto, dell'incontro. E io farò semplicemente qualche domanda introduttiva, però, come dicevo prima, poi gli invitati, naturalmente, se volete intervenire tra di voi, meglio ancora, nel senso che se si crea un dialogo, sicuramente più. E questo vale naturalmente anche per il pubblico, che può intervenire tramite le chat di YouTube e di Facebook. E sicuramente lasceremo poi uno spazio alla fine per eventuali domande, appunto, dirette del pubblico, in modo che ci sia anche un'interazione, visto che la tecnologia, se ci ha allontanato fisicamente, però almeno ci permette di avere anche più interazione rispetto a una tavola rotonda dal vivo, diciamo. Bene, ormai la distopia è un po' dappertutto. Veramente sembra avere quasi messo all'oscuro, messo da parte il termine fantascienza, sembra che ormai sia tutto distopia. E non so, penso a una serie televisiva come Brave New World, che riprende il classico di Huxley, o tutti i vari young adults come da Hunger Games in poi, insomma, che hanno tutte visioni distopiche ma che non si riconoscono come fantascienza. E quindi volevo partire proprio da Francoforte, che tra le altre cose ha curato una bellissima antologia di racconti di fantascienza italiana, che è Distopia, che è uscita quest'estate per Urania. Prima di parlarne, però, due parole su Francoforte, che naturalmente è uno scrittore prolificissimo. Gli ultimi suoi romanzi usciti sono stati scritti da quattro mani, c'è cioè il thriller La bambina e il nazista, con Sciglia Bonfiglioli, e Romolo il primo re, che è scritto insieme a Guido Anselmi. Io però ricordo con particolare piacere il libro che avevi scritto, la biografia di Gengis Khan. L'avevo letto addirittura nell'edizione, ancora quella in due volumi, e ne ero rimasto molto colpito, quindi sono un grande ammiratore dei tuoi lavori fin da quell'epoca, insomma. Sei, oltre a scrittore, anche il curatore di Urania, nonché dei Gialli Mondadori di Segretissimo, e quindi una visione completa, diciamo, sul mondo della fantascienza, sia in Italia che, meno male, in tutto il mondo, visto che Urania pubblica scrittori da tutto il mondo. Quindi, hai curato questa antologia, Distopia,
che contiene 13 racconti di scrittori italiani, tra cui anche uno di Nicoletta Vallorani, che è qui con noi e che poi, con cui parleremo poi dopo. E tra l'altro ci sono anche racconti di Paolo Aresi e Francesca Cavallero, che invece incontreremo domani a un'altra tavola rotonda. E quindi volevo chiederti intanto se puoi raccontarci come è nata l'antologia. Come è nata l'idea di una raccolta tematica e poi come è stata la selezione degli autori e soprattutto, visto il periodo in cui è stata poi composta l'antologia, come è stato farlo e portarla a termine insomma in un anno così strano durante il lockdown, il primo lockdown di aprile, insomma. A te la parola. Ciao, intanto ciao a tutti. Ma guarda, allora, io partirei dal fatto che secondo me il titolo di questo incontro dovrebbe essere un po' cambiato, cioè più che dalla pandemia alla distopia, dovrebbe dire dalla distopia alla pandemia, perché la distopia in realtà, quelli come me che la fantascienza leggono da tempo, ma anche chi non leggendo fantascienza in senso stretto si è beato di certi grandi romanzi. Come 1984, Fahrenheit 451, insomma, la distopia la mastica, la mangia, la maneggia da veramente tanto, tanto tempo. Adesso questo momento storico è particolare, per cui sembra che ci siano degli elementi che ci fanno vivere un po' come in tanti scenari che abbiamo letto nei romanzi. Per quanto riguarda l'antologia distopia, io metto l'accento sull'O perché ho voluto fare il giochino sciocco, me ne rendo conto, ma per non scrivere semplicemente distopia e quindi cercare di renderlo più titolo, allora abbiamo cercato di dargli questo nome. Potrebbe essere una città distopia, potrebbe essere un mondo, potrebbe essere un universo, potrebbe essere tante cose messe insieme. Da dove nasce? Nasce dal fatto che io da parecchio tempo cerco di fare un lavoro sugli autori italiani al massimo livello, cioè io sono assolutamente convinto che in Italia ci siano bravissimi scrittori, siano capaci di scrivere tanto quanto molti autori internazionali, anzi sono di quella scuola che pensa che in Italia si pubblicano troppi romanzi internazionali mediocri solo perché sono stranieri, solo perché hanno un nome in copertina straniero, per cui John Smith comunque in generale al pubblico della fantascienza più stretto, il John Smith fa storcere meno il naso di Giovanni Rossi. Allora io combatto questa cosa, perché a me dà fastidio che si giudichi uno scrittore, un'opera, una scuola vera e propria in grado di puntare ai massimi livelli, come è successo nel giallo. Io bazzico in parallelo il mondo del giallo, visto che sono direttore del giallo Mondadori, lo frequento molto assiduamente da tanto tempo. 15 anni fa la situazione era più o meno come questa nel giallo. Oggi, se guardate le classifiche dei libri più venduti, degli autori più venduti, sono tutti giallisti, tutti, da prima all'ultimo. Il giallo è riuscito nel corso del tempo a fare un percorso importante di gratificazione degli autori italiani. Il pubblico ha cominciato a fidarsi, ha cominciato a leggerli, gli dà fiducia e adesso è appassionato il pubblico italiano degli autori italiani di gialli. Secondo me questo lavoro adesso si può fare anche nell'ambito della fantascienza. Sono maturi i tempi. E io quello che sto cercando di fare nel mio piccolo, sfruttando il canale di Urania, che è il canale che comunque insomma ha la massima diffusione in Italia per quanto riguarda le collane di fantascienza, perché ci sono altre collane che vendono e fanno i numeri, fanno registrare i numeri di vendita di Urania. Ho deciso di provare a fare un'antologia annuale che possa presentare quelli che sono autori, alcuni degli autori più rappresentativi. È evidente che non si possono pubblicare tutti, è evidente che ci sono troppi problemi. E poi quando si parla di selezione antologica, ci sono alle spalle tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di percorsi piuttosto complicati da spiegare al pubblico. Qualche autore non si riesce a ottenere perché non è in grado di scrivere, qualcun altro perché non ha prodotto quello che si chiedeva. Insomma, ovviamente la macchina macina veramente tante cose. Quello che io cerco di fare è cercare di portare ogni anno, un obiettivo che mi ero posto fin dall'anno scorso, devo dire che i risultati dei primi due Mille Mondi, Strani Mondi l'anno scorso e Distopia quest'anno, sono talmente eclatanti, al di fuori, devo dire, delle mie previsioni, perché entrambi hanno fatto quello che noi chiamiamo esaurito tecnico, cioè
non c'è stata nessuna possibilità di rifornire le edicole, perché tutti coloro, gli edicolanti che ce l'avevano, o l'hanno venduto o se lo sono tenuto per poterlo rivendere. Quindi per noi che facciamo libri per l'edicola è il massimo che si possa sperare. Ecco, avere due antologie di racconti con autori italiani, secondo me, che fanno esaurito tecnico, secondo me è un segnale fortissimo che in Italia anche i lettori, anche il pubblico sta cominciando a premiare gli autori italiani. Se gli si dà buona qualità, se gli si danno dei racconti di valore, allora gli italiani li leggono e li apprezzano. Quindi credo che il segreto banalmente sia tutto qua. Bisogna lavorare bene, duramente. Devo dire che lo stanno facendo in tanti. Ci sono tante piccole e medie case editrici che stanno facendo delle iniziative straordinarie in questo senso. Io cerco di farlo sfruttando quello che è il canale forse più conosciuto, quello storico, insomma, no? E quindi che credo possa dare una grande diffusione, grande visibilità a questi autori. Non per niente, vuol dire, i giornali ne scrivono, ne parlano, io sono intervistato spessissimo per queste antologie. E mi fa piacere poter dire che hanno rincontrato un grandissimo interesse da parte del pubblico. E la mia idea è di andare avanti, continuare, quindi in questa distopia futura, sperando che la pandemia non ci azzeri tutto, a distopia, poi seguirà un altro progetto il prossimo anno, che è già in cantiere, su cui già sto lavorando, che svelerò tra poco, insomma. Ottimo. Grazie Franco. Sì, mi sono lasciato trasportare dal titolo, ho citato male il titolo dell'antologia. Dunque, poi naturalmente torniamo a parlare dell'antologia e con Franco adesso volevo introdurre e passare la palla a Elisabetta Di Minico. Eccola, Elisabetta è una ricercatrice in letteratura e storia contemporanea, collabora con alcune università italiane ed estere e fa parte attualmente di un gruppo di ricerca proprio sulla distopia, che si chiama Istopia, ammesso che l'abbia pronunciato bene, coordinato dall'Università di Madrid. E ha scritto, soprattutto il frutto delle sue ricerche, ha scritto un libro fondamentale nel panorama italiano sul tema, che è Il futuro in bilico, il mondo contemporaneo tra controllo e utopia, che è, secondo me, un volume ricchissimo di spunti proprio sulla distopia da un punto di vista anche sociale, quindi sulla violenza, con le manie di controllo, eccetera, eccetera. Quindi, Elisabetta, volevo chiederti intanto una tua definizione di distopia, e poi quando nasce più o meno il concetto di distopia e perché soprattutto ci affascina così tanto la distopia. Allora, salve a tutti. Innanzitutto spero che mi sentiate bene. Sto purtroppo avendo alcuni problemi di connessione, anche loro distopici, visto che siamo in un mondo ipertecnologico e connesso, io invece mi ritrovo in un mondo retrofuturista. Allora, Stefano, grazie mille e grazie ad Oltre lo Specchio per avermi invitata. Che cos'è la distopia? La distopia è il racconto del luogo cattivo. Nasce fondamentalmente in opposizione all'utopia, che invece, giocando tra due possibili significati, ossia buon luogo e non luogo, cercava di raccontare la societas perfecta, quindi un mondo che avesse raggiunto un'ottima condizione per quanto riguarda dal punto di vista sociale, economico, politico, umano. L'utopia affonda le sue radici anche nella mitologia classica, nella filosofia, nella religione, pensate al concetto di giardino dell'Eden, ad esempio. L'utopia come genere nasce nel 1516 con l'utopia, appunto, con un'opera omonima di Tommaso Moro. Da lì l'idea di provare a raccontare un mondo migliore affascina tanti scrittori che usano l'utopia anche per promuovere dei miglioramenti reali della società, tant'è che nel XIX secolo noi abbiamo il socialismo utopico. Ad un certo punto però si capisce che il buon luogo è distante, non è così facile da raggiungere, e gli intellettuali iniziano a temere il luogo cattivo.
Dalle ceneri di un'utopia che ormai viene percepita come irrealizzabile, sorge quindi il luogo cattivo, sorge la distopia. Diciamo che l'inizio della distopia possiamo tracciarlo intorno alla metà del XIX secolo, in risposta alla rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale prometteva fondamentalmente un progresso irrefrenabile, e invece per una parte della popolazione non ha fatto altro che acuire problemi di ingiustizia, alienazione e povertà. Quindi la prima paura distopica è la paura della macchina. Man mano poi, con l'arrivo del XX secolo, iniziano a sorgere centinaia, migliaia di altri incubi legati all'invasività della pubblicità, incubi legati alle guerre mondiali, incubi legati ai fascismi, incubi legati all'apocalisse, ai disastri ambientali, alle invasioni aliene. Fondamentalmente la distopia non fa altro che raccontare società terrificanti da numerosissimi punti di vista. La cosa interessante però del genere è che generalmente non inventa nulla, teatralizza, estremizza delle problematiche già contemporanee, sposta in mondi lontani nel tempo o nello spazio dei traumi che sono già fortemente presenti all'interno del nostro mondo. E infatti io sono specializzata in distopia politica, mi occupo prevalentemente di controllo, potere e vigilanza. Il mondo contemporaneo non fa altro che mostrarci degli scorci distopici, le persone che gioiscono per i migranti morti in mare, chi criminalizza l'umanità, chi parla contro la pace costantemente, chi durante una pandemia si è fatto conferire poteri illimitati come il capo ungherese Orban. Cioè, fondamentalmente abbiamo centinaia di spunti distopici all'interno della nostra società. Quando a marzo è esplosa la pandemia di Covid, molti hanno iniziato a usare la parola distopia, forse anche in maniera un po' impropria in alcuni casi, per paragonare quello che stavamo vivendo ai mondi fantastici e orrendi di Orwell, di Huxley, di Zamiatin. Sarebbe importante fare alcune delucidazioni e circoscrivere alcuni concetti. La distopia generalmente ci racconta di civiltà da incubo in attività, sono società funzionanti, tra virgolette, nella loro perversa e distorta maniera di concepire l'autorità. L'apocalisse e il post-apocalittico, invece, raccontano di mondi al collasso, di una società al collasso, dove cataclismi, virus, attacchi alieni, invasioni zombie hanno portato alla distruzione di quella che è una società funzionante. Quindi la nostra pandemia non è propriamente distopica, anche se ha molte infezioni che provengono da questo amato genere. Probabilmente la cosa più distopica che stiamo vivendo in questo momento è il confinamento, ma anche da questo punto di vista la distopia generalmente racconta di un confinamento creato dall'autorità o dalla tecnologia, una sorta di risposta, c'è un confinamento a favore di un controllo totalitario. Invece il nostro confinamento, il nostro stare in casa in questo momento è un atto di coraggio, è un tentativo di tutelare le persone più deboli, è un tentativo di non far diffondere un virus che, nonostante non abbia una mortalità estremamente alta, comunque sta portando al collasso il nostro sistema sanitario e sta generando centinaia, migliaia, milioni di vittime che non sarebbero morte in una situazione non pandemica. E quindi nulla, la distopia è presente nel nostro mondo, ma dobbiamo temere, più che la distopia pandemica, dovremmo temere la distopia politica, perché in contesti così travagliati l'autorità può tranquillamente prendere il sopravvento, e comunque questa distopia pandemica sta mostrando realmente le distopie che affliggono la società già da tempo. Negli Stati Uniti circa il 70% delle vittime di Covid fa parte delle fasce di popolazione
insomma, delle strati di popolazione più bassa, gran parte è afroamericana. A Chicago, che è la città protagonista di Give Me Liberty di Miller e Gibbons, Martha Washington è un'icona del mondo del fumetto. Nella stessa città dove Martha Washington ha subito sulla propria pelle ingiustizie, in questa città attualmente la popolazione afroamericana è circa il 30% e rappresenta il 77% dei morti di Covid. Infatti. Chiedo scusa, mi sono fatto un attimo trasportare dalla cosa. No, no, certo, no, ci sono poi cose che sono sotto gli occhi di tutti, ma poi se non ci si ferma a riflettere sopra, a volte poi passano un po' in mezzo a tutto il resto ed è giusto ogni tanto anche estrapolarle e puntarci l'attenzione. Grazie. Puntare il dito contro quello che realmente è il luogo cattivo, non contro quello che potrebbe apparire come tale. Infatti. Sono d'accordo, grazie, grazie Elisabetta. E poi naturalmente ne torniamo a parlare. Adesso passo, vorrei fare una domanda invece a Nicoletta Vallorani. Nicoletta ha uno sguardo privilegiato sul campo della distopia, nel senso che da un lato è una scrittrice di fantascienza e quindi scrive anche distopia, e dall'altro è una docente di letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano. Tra l'altro, credo, senza fare nomi, ma credo che alcune tue studentesse abbiano collaborato con me alla traduzione dei sottotitoli. Questo apro e chiudo parentesi, quindi... dunque, Nicoletta Vallorani ha vinto il premio Urania nel 1993 con Il cuore finto di Ar, a cui hanno fatto seguito altri romanzi di fantascienza anche nel campo del noir. All'inizio di quest'anno invece è uscito il suo nuovo romanzo, Avrai i miei occhi, che è edito da Zona 42, e che in qualche modo, ma poi correggimi se sbaglio, è anche una sorta di romanzo distopico. E quindi, visto questa duplice veste, parto da quella di scrittrice e parto da distopia il tuo racconto sull'antologia Tranne la pelle, appunto, che è uscito nel Mille mondi Urania, e anche dal tuo romanzo. Com'è il processo di ideazione di un universo distopico, appunto dal punto di vista di una scrittrice? Quali sono gli elementi che tieni in considerazione quando crei scenari in qualche modo distopici? E poi volevo chiederti se guardi più al passato o al presente o liberi semplicemente la fantasia. Buonasera a tutti, intanto grazie per avermi coinvolto in questa cosa. Sono molto felice di essere qui e molto felice di essere molto impegnata in cose di questo tipo recentemente, perché questo un po' dimostra quello che diceva già Franco, no, all'inizio, nel senso che mi pare che sia un momento felice e le figure come Francoforte, le antologie come quelle che lui in effetti ha incentivato, le riflessioni che ha fatto oggi e che non avevo sentito fare prima sulla scrittura italiana e sul privilegio accordato alla scrittura straniera, beh, insomma, tutte queste componenti sicuramente in un profilo che ha a che fare e dirige collana editoriale importante di riferimento fanno ben sperare in questa direzione, come fanno benissimo sperare i lavori che recentemente sono stati fatti da piccoli e medi editori, per cui io stessa ho scelto un editore medio piccolo per un romanzo che amo moltissimo e che in effetti può essere definita una distopia, ferme restando due cose. Allora, la prima, e mi piace molto averla sentita poco fa, è quella che diceva Elisabetta Dimenico, cioè la riflessione che lei faceva sul fatto che il vero luogo cattivo non è quello che noi ci aspettiamo. Questa riflessione Elisabetta la collegava al momento che stiamo vivendo, e che rappresenta sicuramente un'emergenza medica,
ma è in modo molto più strisciante e classico un'emergenza politica, per cui da questo punto di vista in realtà il genere dell'utopia, della distopia ci aiutano moltissimo, perché nascono esattamente come un genere filosofico che è destinato, è dedicato a elaborare una riflessione su quello che stiamo vivendo e a fare in modo, a raccontare in modo un pochino più narrativo e più divulgativo di quanto non accada nel trattato filosofico vero e proprio, quali sono i rischi che stiamo correndo. E rischi sono sempre rischi politici, nel senso etimologico del termine, nel senso che sono rischi legati alla struttura della comunità. Allora, io devo dire in tutta onestà, per rispondere alla domanda che mi facevi, Stefano, che non mi sono, cioè, che non mi sono posta, come non mi pongo mai, ma credo che ben pochi scrittori se lo pongano, non mi sono posta preliminarmente il problema o la scelta di scrivere un'utopia o una distopia, o sapevo che avrei scritto una storia non realistica e non strettamente legata al genere mainstream e che comunque questa storia avrebbe avuto uno slittamento nel futuro. Però non c'è stata un'adesione preliminare a un genere piuttosto che a un altro, non c'è mai, non lo faccio mai, mi posso permettere questo straordinario atto di libertà di scrivere quello che voglio di scrivere perché non vivo di questo, e anche su questo si potrebbe aprire una parentesi interessante. La storia è venuta così perché certamente quello che io sapevo con certezza è che volevo raccontare una vicenda che avesse a che fare con una fascia marginale, con una fascia socialmente poco visibile, ovvero le donne, e con quel genere di donne che subiscono violenza continuamente. Purtroppo anche la storia di questi giorni ci sta continuando a proporre, a far notare come le donne muoiano e muoiano più facilmente uccise da uomini e questo omicidio sia tragicamente ininfluente, poco punito, assolutamente irrilevante. Allora, io sapevo questo, sapevo che volevo sollevare questa questione, che secondo me è una questione politica, non ideologica, ma politica nel senso etimologico del termine, perché il tentativo era quello di costruire un contesto nel quale queste voci marginali, che sono quelle che non si sentono normalmente, che non si riesce ad ascoltare normalmente, fossero chiare, forti e si potessero sentire con estrema chiarezza. Poi sono successe delle cose, cioè poi è successo che il romanzo è uscito e poi è esplosa la pandemia e quindi abbiamo sperimentato una Milano che del tutto accidentalmente, dal punto di vista topografico, urbanistico, è molto simile a quello che appare nel romanzo. È il passo precedente, evidentemente, ma somiglia abbastanza. Questa è stata una circostanza che naturalmente ha dato un'enorme evidenza al ragionamento che faccio nel romanzo, inevitabilmente. Ma è stata del tutto accidentale ed è un ragionamento che di nuovo mi riporta al discorso che faceva Elisabetta, ovvero viviamo in circostanze intanto che possono cambiare da un momento all'altro con estrema facilità, cioè questa pandemia ci ha spostato immediatamente dal mondo di un sistema di vita tutto sommato agevole per quelli di noi che sono qui, un sistema di vita nel quale poco ci accorgiamo di quelli che invece fanno fatica, a una quotidianità assolutamente costrittiva, emergenziale, nella quale è molto facile che certe forme di potere autoritario e dispotico si manifestino, si affermino semplicemente perché la gente è confusa, perché la gente non sa davvero come arrivare alla fine del mese, perché la gente ha un'enorme difficoltà e quindi ci vuole qualcuno che assolutamente decida. Allora, a questa cosa qua bisogna stare molto attenti, e quindi l'idea era quella che cioè di mettere di portare in libreria un tipo di narrazione, come sempre lo è per me, un tipo di narrazione che aiutasse a riflettere su questa difficoltà, mettere a fuoco i problemi del reale quando siamo tirati dentro a un ritmo di vita che ci impedisce di renderci conto di quanti pezzi della società sono silenziati, sono ridotti sono privati di parola, sono privati di potere, sono privati di possibilità di realizzare se stessi. E naturalmente l'esempio che si faceva prima delle identità afroamericane negli Stati Uniti è un esempio importante, e non ho bisogno di ricitarlo io, ma anche qua da noi, anche nella nostra assoluta quotidianità, ci sarebbe forse da
acquistare uno sguardo un pochino più capace di notare le cose. Ecco. Grazie, grazie Nicoletta. Sì, assolutamente. Poi la funzione anche della scrittura, secondo me, diventa importante, interessante, proprio quando è in grado di far emergere quelle, quelle asperità che invece rimangono nascoste se nessuno poi le va a estrapolare. Sì, l'immaginario, lo diceva anche Le Guin, no? L'immaginario è, l'immaginazione serve esattamente a questo e serve anche a dar corpo a un punto di vista. Cioè, c'è una considerazione che viene fuori spessissimo e mi piace che qua ci sia anche Giulia Abate, perché spesso lo dice anche lei. L'utopia di qualcuno è la distopia di qualcun altro, perciò è sempre una questione dell'angolazione rispetto alla quale, cioè dalla quale guardi le cose, no? Per cui non è che il luogo cattivo non è il luogo cattivo per tutti, per qualcuno è un luogo ottimo, un luogo nel quale conserva il suo potere e lo può esercitare serenamente. Insomma. Infatti, grazie. E adesso passo alla, al quarto invitato, Franco Ricciardiello, e dal luogo cattivo passiamo forse al luogo buono, perché Franco Ricciardiello è il curatore di un'altra antologia di fantascienza italiana che è uscita da pochi mesi, si chiama Assalto al Sole, uscita per Delos Digital, che è un taglio forse proprio speculare all'opposto di quello della distopia, visto che raccoglie racconti della corrente solar punk, e poi naturalmente Franco ti chiederò di spiegare meglio cosa si intende con solar punk. Franco Ricciardiello è uno scrittore di fantascienza italiana, pubblica da tantissimi anni. Nel 98 ha vinto il premio Urania con Ai margini del caos, e ha pubblicato tanti altri romanzi sia di fantascienza che gialli, e si occupa anche di scrittura creativa. E tra i suoi lavori più recenti, cito perché mi aveva particolarmente colpito, Nell'ombra della luna, che è uscito per Meridiano Zero. Tornando però ad Assalto al Sole, da una parte anche a te chiedo di raccontare il progetto dietro questa antologia, e quindi anche gli scrittori che hanno partecipato, e poi di introdurre la corrente solar punk, che in qualche modo si oppone o comunque si muove in antitesi rispetto alla distopia. Grazie Stefano, grazie a tutti i convenuti. La prima cosa che voglio specificare è che il solar punk non è né nato come corrente letteraria, né nato come reazione alla distopia, così come la distopia non è una reazione all'utopia, sono semplicemente modi diversi di immaginare il futuro e tutti quanti legittimi. Il solar punk, tra l'altro, cosa piuttosto bizzarra per una corrente letteraria, è nata prima al di fuori della letteratura, ha iniziato se vogliamo ben vedere come immaginario iconografico, facendo una semplice ricerca in internet è facile trovare una quantità direi spropositata di illustrazioni che si occupano di immaginare un futuro molto diverso da quello che è adesso, e anche molto diverso da quello da luoghi cattivi che, come Elisabetta Dominico ha perfettamente spiegato, sono i luoghi della letteratura distopica. Un futuro, come vogliamo chiamarlo, solare, un futuro in cui l'uomo ha imparato a conciliare la sua presenza su questo pianeta con il pianeta stesso, con le altre creature che ci vivono, un luogo in cui l'umanità ha curato il suo problema più devastante che ci accompagna fin dall'alba dei tempi, cioè quello della violenza, dell'imposizione, della sopraffazione gli uni sugli altri. Forse messo così sarebbe eccessivamente ottimista. Io ho scritto nella presentazione dell'antologia che se esistesse una mappa cartesiana dei generi letterari, dei sottogeneri della fantascienza, il solar punk sarebbe all'estremo opposto del distopico. Entrambi hanno ovviamente la propria legittimità. Come è stato specificato prima, la distopia è una componente fondamentale della science fiction. Io spero che nel futuro anche il solar punk ne diventerà una componente
altrettanto fondamentale. Il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui la fantascienza è quasi fagocitata dal genere distopico, cioè si producono serie televisive, film, opere letterarie, tutte che immaginano un futuro estremamente negativo, estremamente pessimista, questo non vale più come monito per i lettori, non è più un modo di avvertire sulle terribili conseguenze che potrebbero derivare se non prendiamo, se non prendiamo provvedimenti contro uno stato di cose che è quello del presente. Non ha più cioè quella funzione che Elisabetta Di Minico prima ha spiegato, quella di tentare di puntare il dito su un futuro molto più brutto di quello che viviamo oggi. La mia impressione è che attualmente il genere distopico, chiamiamolo pure genere perché si sta in pratica distaccando dalla fantascienza, è diventato non già una costola di un genere letterario, bensì una cosa completamente a sé, che si sostanzia soprattutto in una visione estetica, in una ambientazione, diciamo, in cui le regole morali, politiche del nostro presente sono venute meno e gli scrittori possono indovinare storie svincolate da una serie di parametri che regolano la coesistenza del giorno d'oggi, e i lettori possono anche appassionarsi a questo tipo di ambientazione futuribile. Il mio timore è quello, tuttavia, che quando il distopico si separa dagli strumenti di indagine del futuribile che possiede la fantascienza, diventi un genere non soltanto a sé stante, ma anche fine a se stesso. Cioè, la mia domanda è questa: siamo sicuri che i lettori della distopia, e non mi riferisco in questo caso alle antologie di fantascienza distopica come quella che è stata pubblicata da Urania, come se ne pubblicano altre, ma alle pubblicazioni esclusivamente dedicate a questo sottogenere, siamo sicuri, dicevo, che questi lettori credano veramente che il futuro pessimo che si prospetta loro diventerà attuale? Io sono sicuro di no. Ho l'impressione che molti di questi lettori si consolino, nel senso che possano pensare, malgrado il mondo in cui stiamo vivendo non sia certamente il migliore dei mondi possibili, malgrado ci sia caduta addosso anche questa ennesima sciagura della distopia, che non sappiamo, della pandemia, che ancora non sappiamo quando riusciremo a toglierci di dosso, ebbene il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Allora perché non accontentarci del modo di vita che ci si prospetta nel presente? Ecco, io credo che gli scrittori solarpunk tentino di ribellarsi a questa logica. Dobbiamo dire una cosa: innanzitutto il sottogenere solarpunk non è nato come corrente letteraria dai paesi del primo mondo, non è nato negli Stati Uniti, perché adesso abbia alcuni dei suoi più ferventi scrittori che vivono in America, è nato in Brasile e a voler ben vedere, a voler allargare anche un po' le maglie del genere, possiamo trovare una serie di autori che possono essere inseriti molto bene all'interno della letteratura e dell'immaginario solarpunk in Cina, in India, in paesi del terzo mondo, e io mi auguro in futuro anche in Italia. Il solarpunk è un genere che si decide di immaginare un futuro positivo, non per ragioni di becero ottimismo o di opposizioni estetiche alla distopia, ma perché il momento migliore per forgiare delle idee sul futuro è quello attuale, è il presente. E una delle funzioni della fantascienza, fin dal suo inizio, è stata quella di immaginare quali potessero essere le conseguenze dello sviluppo scientifico, tecnologico dell'umanità nel futuro. Uno sviluppo che può essere ovviamente estremamente negativo, ma che potrebbe essere anche foriero di una incredibile diffusione di una democrazia economica, sociale e delle comunicazioni alla portata di tutto.
Io penso che questa cosa sia non soltanto possibile, ma anche auspicabile, che uno dei modi per far sì che succeda è tentare di metterla in pratica nella letteratura adesso. Nella vecchia diatriba tra l'arte copia la vita, che è quella della letteratura realista dell'Otto-Novecento, oppure la vita copia l'arte, che era il punto di vista dei decadentisti, sì, diciamo che solo punk invece è erede della tradizione surrealista, cioè l'arte cambia la vita, l'arte cerca di cambiare la vita. Ecco, il solarpunk è una letteratura militante che immagina un futuro sostenibile che è dal punto di vista dei lettori di oggi una cosa che manca. Se lasciamo che la fantascienza si identifichi unicamente con le visioni della distopia, le sottraiamo una parte del suo animo e la trasformiamo in qualcosa di completamente diverso. Grazie, grazie Franco. Naturalmente poi ritorniamo, così hai anche modo di raccontare il progetto poi più nello specifico di Assalto al Sole. E intanto appunto ringrazio anche chi sta partecipando, scrivendo sui social e commentando. Poi naturalmente introduciamo tutti gli spunti e li propongo alle persone che sono convenute. Adesso ho visto che è stato lanciato il trailer, il book trailer di Assalto al Sole. E, non so, magari lo puoi, Franco, commentare. Sì, questo book trailer fatto in maniera un po' casalinga riprende in pratica una frase significativa, perlomeno secondo il sottoscritto, da ognuno dei racconti che compongono l'antologia. Assalto al Sole, che è edita da Deus Digital, comprende 10 racconti di 11 autori, perché uno è scritto a 4 mani. Tra questi c'è anche un racconto mio che apre l'antologia e che è una specie di catalogo di una serie di argomenti del solarpunk, così come potrebbero essere sviluppati. Dopodiché seguono altri 9 racconti, ci sono metà autori e metà autrici che affrontano una serie di temi completamente diversi, e tra l'altro tra alcuni di questi racconti non è nemmeno completamente assente la distopia, a significare che anche nell'immaginario di un futuro positivo fa comunque capolino la possibilità che invece tutto possa andare storto, come abbiamo una serie purtroppo incredibile di esempi nella storia passata dell'umanità. Gli autori che hanno partecipato sono tutti autori già conosciuti che hanno pubblicato da tempo all'interno del mercato della fantascienza italiana. Alcuni di essi hanno anche collaborato all'antologia Distopia di Francoforte, e a questi autori ho chiesto di cimentarsi con qualcosa di un po' di diverso dal solito, e quasi tutti hanno comunque dovuto documentarsi su quelli che sono i parametri costituenti del solarpunk, cioè di un immaginario ottimista, anche se non tutti i racconti sono ottimisti sul nostro futuro prossimo, diciamo, perché quasi sempre il solarpunk non immagina futuri lontanissimi o la dispersione della civiltà umana nello spazio solare o extrasolare. Bene, grazie. Adesso, naturalmente, ecco, grazie Sara, regista Sara Sagrati, che ci mette tutti nella stessa schermata, così volendo potete intervenire. Io rilancio un attimo con Francoforte, visto che faceva un discorso giustissimo sulla nazionalità di chi scrive. Ho capo, non so perché. E,
No, e quindi, visto che grazie a Urania anche la possibilità di vedere sia esordienti che scrittori italiani affermati, ti volevo chiedere dove sta andando la fantascienza, e in particolare la fantascienza distopica italiana, soprattutto visto l'uscita di novembre di Urania, che pubblica il premio Urania 2019, che è il libro di Davide del Popolo Riolo, e quindi insomma, se a partire da quello potevi fare un percorso del. Però mi dicono che c'è un problema alla mia camp, io mi sa che devo uscire e rientrare. Per cui se vogliamo far parlare qualcun altro, io esco e rientro, se no aspettiamo, perché se no non si vede. Ah, Ditemi voi. ok. Aspettiamo, d'accordo, sì, facciamo questo. gestiamo così. Va bene, allora passo la parola invece a Elisabetta. Visto che poi, tra l'altro, mi sono segnato la tua frase che la distopia teatralizza traumi già presenti. Ah, vabbè. Ci sono, tornata. mi vedo anch'io, Fantasmatico. mi posso entrare in casa, insomma. Fantasmatico. No, d'accordo, allora, Franco, Mi lascio. chiedevi della. Ma io non penso ci sia. Si possa parlare di una. C'è una fantascienza distopica, cioè ci sono degli autori che scrivono anche di distopia, insomma. Scrivono di distopia anche autori non, che di solito non scrivono fantascienza ormai, voglio dire. Davvero lo fanno tutti. Il vincitore del premio Urania, Davide del Popolo Riolo, che è un po' ormai prezzemolino perché è un autore che credo sia presente ovunque. È comunque un romanzo che si colloca più o meno in quel filone lì, anche se poi sposa tutta una serie di elementi che riguardano la fantascienza più classica, no? Quindi si svolge su un pianeta lontano che non sappiamo dove sia, però ci sono degli elementi fortissimi, davvero, secondo me, sviluppati in maniera molto originale, molto nuova, molto diversa dal solito, che mi hanno un po' allargato il cuore, perché insomma, finalmente, cioè, voglio dire, io credo che la fantascienza difficilmente possa riuscire a scrivere qualcosa di vero, davvero nuovo. Se qualcuno mi dice, ah, questa è un'idea nuova, io vorrei vederla, questa idea nuova, perché sinceramente di idee nuove non ce ne sono più. La vera capacità degli autori è riuscire a reinterpretare nella maniera più originale possibile cose di cui abbiamo già scritto, cose di cui ci siamo già occupati un po' in tutte le salse. Riuscire a occuparsi in maniera originale vuol dire riuscire a combinare magari degli elementi diversi della narrativa, e quindi riuscire a combinare elementi anche della narrativa di genere. Quello che ha fatto Davide del Popolo Riolo, è riuscito a unire degli elementi distopici, tipici della distopia, con elementi invece magari più legati alla fantascienza spaziale, alla fantascienza sociale, ai problemi che ci possono essere nel rapporto tra razze diverse. Ok? Allora, quando metti tutto questo insieme in un calderone, il calderone ha senso, il calderone funziona e magari ti diverte anche, allora secondo me lo scrittore ha fatto il suo bello sporco mestiere, no? È chiaro che Davide ci sia riuscito. Dopodiché, dire che ci sia come dire, una fantascienza italiana che si muove intorno alla distopia, io non lo so. Io so che la distopia in questo momento sta vivendo un momento molto particolare. Vi do questo dato banalissimo. Gli Oscar Mondadori, per cui io lavoro, hanno due libri che sono sistematicamente in vetta alle classifiche di vendita degli Oscar Mondadori ormai da quasi 8 mesi. Cosa sono? 1984 e Fahrenheit 451. Ora, va bene tutto. Va bene che qualcuno non sa che cosa fosse, non ne ha mai letti, non sa cosa fossero quei libri. A me viene da dire, mi sembra un po' strano, però effettivamente sono i due libri che vendono di più. Allora, qualcuno dice, beh, in questo periodo, in questo momento, la gente è preoccupata, cosa fa? Legge qualcosa di più spaventoso, così magari quello che vive è più rassicurante. A me sembra una grande baggianata questa. Però quando mi interrogo e cerco di capire perché, nel tutto il vasto catalogo degli Oscar Mondadori, non so se avete presente gli Oscar Mondadori, il catalogo più vasto dell'editoria nazionale, perché all'interno di questo immenso catalogo, dove c'è veramente di tutto, i due libri sistematicamente più venduti sono
1984 e Fahrenheit 451, che sono due capisaldi assoluti della distopia. Se qualcuno me lo spiega mi fa contento, però voglio dire, io non lo so. Sicuramente questo però dimostra un grande interesse, dimostra una grande attenzione. Ho fatto due esempi, ma posso andare avanti per un numero incredibile di titoli. Allora, evidentemente c'è un forte interesse da parte del pubblico sulle distopie. Quale sia, lo lascio agli studiosi, sinceramente, lo lascio a chi ne capisce anche più di me. Io faccio il mio mestiere di editor, che vuol dire interpretare quelle che sono le esigenze, i desideri di lettura, le voglie di lettura, e magari riuscire a proporre al pubblico quello che vuole. Ogni tanto buttando lì qualcosa di nuovo, sperando che cambi anche direzione e si appassioni anche a qualcos'altro. Però effettivamente poi alla fine bisogna vendere i libri, e quindi si cerca anche di dare seguito a quello che vogliono i lettori. Però perché mi piacerebbe farla, ecco, la faccio la domanda, visto che qui ci sono magari qualcuno che ne sa più di me: come mai oggi in questa situazione si arriva a avere tutto questo desiderio di distopia? Io non lo so, sinceramente non lo so. Chiudo. Magari banalmente comprano 1984 tra l'Eco 51 perché sono dei bellissimi libri. Questo sicuramente. Ho un'ipotesi su questa cosa, Franco, che forse non è determinante, ma è un elemento che sicuramente contribuisce. In questa situazione le letture consigliate nelle scuole sono queste qua, nelle scuole e nelle università, nel senso che in realtà 1984 e Fahrenheit 451 sono in tutte le reading list delle scuole, in tutte le liste di lettura delle scuole, e tantissimi di noi docenti universitari di materie umanistiche abbiamo preso spunto, un po' per sopravvivenza, un po' perché magari la cosa ci aiuta anche gli studenti, un po' per tante mille ragioni. Allora, siccome noi stiamo parlando, e non nascondiamoci dietro un dito, stiamo parlando di un popolo che non è di fortissimi lettori, ma è un popolo che comunque arriva alla lettura, magari, insomma, io lo vedo, ragazzi, io insegno a mediazione, quindi non raffinati filosofi, e i ragazzi però alla fine del corso hanno voglia di leggere. Se io non mettessi nel corso dei romanzi belli, questa voglia non arriverebbe mai, per cui secondo me è anche un problema di promozione culturale che può essere fatta. Allora, la pandemia ha funzionato, ho l'impressione, poi non è che io sia una sociologa della letteratura, però l'impressione è che la pandemia abbia spinto molto questo interesse per la distopia, perché è come se noi ci volessimo preparare i nostri studenti, i nostri figli, preparare le reazioni a una cosa che è inattesa, che ci ha preso di sorpresa, nonostante nella fantascienza di queste cose si parli da moltissimo tempo, e ha preso di sorpresa anche il nostro sistema sanitario. Questo è un pochino meno plausibile, insomma. No, è vero, sì, questa è una cosa giusta. Prego. Io ho una visione forse un po' più romantica della cosa. Non so, mi sentite bene? Io vi vedo tutti bloccati, purtroppo. Ti sentiamo. Vai pure. Ok, io credo che la distopia abbia tutto questo fascino perché le persone stanno cominciando a percepire della distopia nella realtà. E quindi c'è una sorta di, si cercano delle risposte all'interno della finzione, delle risposte storiche, politiche all'interno della finzione. Dopo l'elezione di Trump nel 2016, tra novembre 2016 e gennaio-febbraio 2017, 1984 in America ha avuto un incremento del 9.400%. Il racconto dell'ancella della Atwood, più o meno sempre intorno a quel periodo, intorno al 200-250%. È come se le persone percepissero del male intorno, e comunque la fascinazione del luogo cattivo, il cercare di dare un senso al male, è una delle ragioni principali per cui si legge. Quindi credo che le persone stiano diventando un po', cioè mi auguro almeno, un po' più critiche nei confronti della società, che riconoscano dei meccanismi di cui hanno sentito parlare, di cui hanno vagamente un'idea, e quindi si affidano alla letteratura distopica. Però ripeto, forse potrebbe essere una visione molto romanticizzata della cosa. Se posso dire mia, io da lettore, sinceramente, cioè, se, voglio dire, se vivono in povertà, voglio leggere di ricchezza, non di altri poveracci come me. Quindi sinceramente io mi sarei più, voglio dire, avrei visto meglio allora un grande ritorno all'utopia,
cioè, visto che siamo tutti così, andiamoci a leggere le grandi utopie. Perché le distopie? Perché, cioè, perché mi devo far male da solo? E questa è la cosa dissonante. Perché c'è dissonanza e perché qualche perché cosa... Perché c'è bisogno di resistenza. No, ma in fondo Elisabetta allora, cioè, si studia nelle scuole perché vogliamo capire quali sono gli strumenti per reagire, no? E poi difficilmente ci arriviamo da soli. Poi tu hai citato il contesto statunitense, è un contesto ancora diverso, per cui secondo me bisognerebbe anche fare discorsi diversificati nei due diversi contesti. Sì, qua in Italia, per rispondere alla domanda di Franco, secondo me le istituzioni educative hanno un peso abbastanza importante quando aumentano le cifre di lettura, a parte il bestseller che arriva sul mercato e spopola, che sia Fabio Volo o uno scrittore americano qualsiasi, spopola, ma lì il meccanismo è diverso, però se viene ripreso un classico, secondo me è spesso perché... non perché gli adulti si comprano 1984, mi sembra più difficile, ecco. No, non è una questione secondo me di romanticismo, ma anche di valutazione della situazione sociale di riferimento. Assolutamente. Sì, no? Nel senso che è anche una lettura interessante quella che proponevi tu, però va anche molto situata, cioè non possiamo fare lo stesso discorso per tutto l'universo mondo. Sì, no, è vero, hai ragione Coletta, però tu pensi, per esempio... Uno dei motivi per cui ho deciso di fare un'antologia di Mille Mondi intitolata alla distopia era anche per capire questa cosa qua. Cioè dire, ma allora, io vedo un enorme interesse, ma non ho citato due titoli, ma ce ne sono un'infinità, ripeto, un'infinità. E sembra che siano rimessi tutti quelli che sono stati scritti nel passato e tutto quello che più o meno ha un profumo di distopia che viene scritto improvvisamente suscita interesse, no? Ma a tutti i livelli. Allora faccio l'antologia distopia anche per vedere se effettivamente è vero, cioè ma è davvero che così, davvero c'è tutto questo interesse sul genere? E qui lo sto facendo all'interno di Urania, lo faccio con un'antologia, come sai bene, di Urania, e quindi finisce a un pubblico, quello di passaggio, come dire, molto basso, chiamiamo, cioè non è un pubblico per cui c'è dietro una scuola che ti spinge a comprare o okay, che, no? È quello base. E faccio distopia e ha un successone incredibile e io non so quanti giornalisti delle più grandi testate mi hanno intervistato questa roba. Hai ragione su questo. Quella è tutta un'altra questione. Io lo puoi fare per i classici, non lo puoi fare per... Certo, però voglio dire, è questo che mi non riesco ancora bene a capire. Cioè, mi diverto da una parte perché ovviamente a me interessa che ci sia... movimento, interesse intorno a un argomento come la distopia, perché? Perché avvicina tantissime persone a questo argomento e quindi li avvicina anche a prodotti che si avvicinano alla fantascienza, che sono nell'ambito della fantascienza, questo è evidente, no? E quindi dovendo pubblicare qualcosa di questo ambito, a me interessa. Però effettivamente è un argomento complicato, secondo me non è semplice riuscire a trovare... Ci sono tante chiavi interpretative, evidentemente, che vanno... Trovo un contesto storico in cui sono riuscita a collegarsi un pochino tutte, forse. Certo. Perché in effetti avete tutti ragione, ma secondo me ogni cosa che stiamo dicendo ha una sua valenza. Quello che sta accadendo è così vasto, è così ampio, è così importante, mi viene da dire, che perché guardate che pagine del Corriere della Sera, di Repubblica, di questi giornali qui, del Venerdì interi, su questo argomento e su cose da Urania non ci sono mai state nella storia di Urania. Questo sto dicendo io. Adesso invece accade, adesso succede. Ecco, questo è abbastanza disarmante per certi versi. A me fa un piacere immenso, ma è un po' disarmante, perché non saprei sinceramente dire perché. Io parlo personalmente. Io mi sono appassionata alla distopia per un esame di storia contemporanea. Avevamo diversi testi storici e sociologici tra cui Mazower, Huntington, e poi la professoressa ci suggerì di leggere 1984. 1984 mi spiegò il potere meglio di tutti gli altri testi, mi fece capire i sistemi, il funzionamento del potere e dell'autorità meglio dei testi storici. E da lì è stata una sorta di grande amore nei confronti della distopia. Per questo io la vedo proprio come un genere militante
che effettivamente invita a resistere contro il mostro, contro il cattivo di turno. E in un contesto sociale in cui ci ritroviamo chiaramente in una fase di antidemocratizzazione, l'attenzione per un genere che spinge alla resistenza, alla consapevolezza, all'empatia, anche quando i mondi sono atroci, anche quando l'eroe cade, ha una fascinazione secondo me molto forte sul pubblico. Poi chiaramente ci sono mille ragioni che possono causare la caduta o l'ascesa di un qualunque genere. Però, però quello che dici conferma quello che dicevamo prima, cioè tu sei arrivata a 1984 perché ti è stato suggerito da una docente. In realtà l'avevo già letto, è stata una rilettura, rileggendolo in parallelo con Mazower è stata, non so, una sorta di epifania. Questo è interessante. No? È interessante questa cosa qua e l'altra poi mi taccio veramente perché stiamo ammutorendo Franco praticamente. La interessante è che tu dici la distopia spinge alla resistenza, ma non è che è sempre così, secondo me. Cioè, delle narrazioni distopiche sono narrazioni profondamente rassegnate, assolutamente, che non solo sono rassegnate a se stesse, ma non sollecitano un atto di resistenza. Per cui in realtà alcune narrazioni, forse adesso hanno più fortuna, su questo forse hai ragione, non so, non ho gli strumenti per dirlo, ma probabilmente sì, certe narrazioni distopiche sono rivoluzionarie, cioè comunque trovo... Ma anche nella sconfitta del protagonista, cioè anche 1984, io da un certo punto di vista lo trovo speranzoso. Perché se qualcuno legge 1984 e non prova un forte senso di rabbia nei confronti di un potere così visceralmente dominante e non sente il desiderio di migliorare la sua società, realmente non riesce a capire cosa potrebbe spingere a farlo. Però se posso inserirmi in questo punto e riprendendo in parte quello che ha detto anche Nicoletta, la mia impressione è che la via di fuga, la soluzione ai futuri distopici che si prospettano sia esclusivamente una rivoluzione individuale, cioè l'eroe è l'individuo che con la sua semplice azione, con la sua semplice esempio di resistenza ribalta una situazione negativa che influisce su tutti gli altri, i quali invece si sono ormai rassegnati. L'esempio che faceva Elisabetta Di Minico, quella di 1984, ha sì un messaggio di speranza, ma c'è anche la consapevolezza da parte del protagonista che non può essere in una ribellione individuale. Tanto è vero che lui dice la sola nostra speranza sono i prolet, cioè nell'azione collettiva non più individuale di ribellarsi. La mia impressione è che invece soprattutto la distopia che proviene dagli Stati Uniti indichi una via che è sempre quella della rivolta dell'individuo contro il sistema, una rivolta che è applicabile sia nella distopia ma è applicabile anche nel nostro mondo di oggi ed è quello che fanno, che so, ad esempio anche molti che appartengono a uno dei innumerevoli universi negazionisti che vanno per la maggiore al mondo d'oggi. Ecco, ci vorrebbe invece una presa di coscienza collettiva che secondo me difficilmente può venire da... Certo, l'indicazione che danno alcuni grandi libri, e ha ragione Francoforte, 1984 e Fahrenheit 451 sono molto letti anche perché sono dei bellissimi libri. Non so fra 20, 30, 40 anni quante delle altre distopie che adesso vanno per la maggiore saranno altrettanto conosciute e ancora lette. Inserisco intanto una domanda che faceva Dario Tonani sulla chat di Facebook e la giro a voi. Perché se una distopia la scrive un americano è definita una critica al sistema e all'establishment e se invece la scrive un italiano ce ne chiediamo il motivo? Domanda un po' provocatoria, però qual è il vostro punto di vista? Posso dire la mia? Secondo me, io mi chiedo il motivo anche dalla critica dell'establishment americano, cioè non è che me la chiedo solo il motivo, me lo chiedo solo per l'italiano. Credo che sia corretto e giusto chiedersi i motivi per cui si scrivono dei libri, per cui si scrivono delle certe storie, per cui si affronta un certo argomento. Questo credo che sia
credo sia naturale e sia lecito che un lettore si faccia le domande. Quello che voleva dire Dario, credo rientri nella solita linea per cui se una cosa la fanno americano, come dire, allora sembra che vada bene a prescindere, se è importante a prescindere. Se la fanno italiano, bisogna cercare di capire perché l'ha fatta, perché potrebbe essere semplicemente un'opportunità e non una cosa importante. Ma io credo che la differenza a quel punto sia solo una: la qualità di ciò che si scrive. Cioè, se qualche cosa è davvero potente, davvero forte, ed è in grado di toccare la gente, non importa se è scritta in italiano, da un francese, da un gabonese, da un americano, cioè è qualcosa di potente. Gli americani, o comunque il mondo anglosassone, ha sfornato delle distopie mica da ridere, per cui che sono state grandi, grandi, ovviamente, accuse anche a un certo establishment. In Italia forse molto meno, mi viene da dire. Tutto lì. Se posso intervenire smentendomi immediatamente, perché ho detto che stavo zitta, ma è impossibile. Sono d'accordo, ma non tanto d'accordo, nel senso che il discorso che facevi tu, Franco, mi sembra che si riferisca più alla qualità dello stile, e che è effettivamente, come dire, importante, nel senso che è vero che c'è una tradizione più lunga, più articolata, più significativa, soprattutto nei paesi di lingua inglese, che sono quelli che conosco di più rispetto alle narrazioni distopiche, però questa era, mi pare che fosse, cioè non so se Dario intendesse questo, però la domanda l'avevo intesa in modo diverso, nel senso che lui diceva perché se un autore americano scrive una distopia, allora si pensa subito che sia una critica sociale, per un autore italiano no. Allora, non lo so, però mi sembra che, cioè, se un autore vuole esprimere una critica sociale, lo deve dire. Quando China Mieville scrive The City and the City, oppure The Census Taker, oppure altri romanzi, lui affianca questo a un impegno politico nella sinistra importante, cioè per cui la sua narrazione non è indipendente da questo impegno politico e dalla sua attività. Quando Miller pubblica La città dell'orca, lo dice che sta facendo un ragionamento che è affine al suo impegno nei centri d'accoglienza per i senza tetto, insomma, forse, e quando io faccio un'operazione di questo genere lo dico. Allora, tutti sanno che io scrivo distopie che hanno un impegno, che si qualificano come critica sociale, e che non vuol dire che la distopia deve sempre esprimere una critica sociale, va benissimo anche l'intrattenimento, cioè non voglio essere, come dire, fa la maestrina su questo, perché non è questo che mi interessa, però io credo che non ci sia, cioè credo che il problema italiano e il ruolo minoritario degli scrittori italiani rispetto a quelli americani sia più un problema editoriale che un problema di pubblico, di critica sociale, o di, cioè, forse le cose stanno cambiando, però fino a questo momento è vero che tanti editori hanno preferito, a parità di tema, pubblicare un autore straniero, ma si diceva pure prima, piuttosto che un autore italiano, punto, insomma. Questo ipotizzando, però fatto salvo, che ci sia la caratteristica che diceva prima Franco, cioè che la scrittura di cui stiamo parlando sia una buona scrittura, perché se poi il libro americano è scritto meglio di quello italiano, è certo, pure io se faccio l'editore pubblico quello americano da quello italiano. Meglio che una donna, magari, no? e c'era l'altra provocazione di invece Giulia Abbate, che diceva: lo strapotere degli americani non è dovuto solo alle scelte dei lettori. Per decenni chi pubblicava ha affermato che la fantascienza italiana era medio, che correggere questa convinzione indotta non è una cosa da un giorno. E qui non so chi... Se qualcuno... No, non mi esempio su questo argomento, se no parlo per 3 ore e non mi dovete fare, per cui non ne voglio più sapere, ho fatto già le mie battaglie. D'accordo, allora intanto... No, ma non lasciamola senza risposta, poverina. Io penso che sia stato così, ma penso che le cose stiano cambiando, mi auguro che stiano cambiando. Vabbè, questo l'abbiamo detto, certo, però ci sono dei motivi per cui... Sì. La gente era diffidente nei confronti degli italiani. Beh, un tempo poi era anche come succedeva nel cinema, che anche i prodotti italiani venivano venduti e mascherati da stranieri, facendo cambiare il nome allo scrittore, o nel caso del cinema al regista, che bastava
dargli un nome anglofono o anglofilo e sembrava cambiare totalmente il destino. Adesso ovviamente non è più così, anzi effettivamente anch'io da semplice lettore appassionato vedo che negli ultimi almeno 10 anni, però insomma negli ultimi anni c'è un interesse maggiore verso la fantascienza italiana e non ne sono altro che felice. Ne approfitto per fare una domanda sicuramente banale, me ne rendo conto, però secondo me anche interessante il vostro punto di vista. Qual è la distopia, il romanzo distopico, il racconto distopico che più vi ha segnato, che più vi ha colpito e qual è il motivo per cui vi ha... In qualche modo Elisabetta lo diceva già prima, quando ha dato la sua risposta, però insomma qual è il romanzo distopico che vi ha dato un orizzonte, che vi ha segnato di più come lettori o come anche nella vita professionale? Comincio io? Beh, senz'altro è 1984, perché oltre a essere una distopia straordinaria, è un racconto estremamente bello, con dei personaggi credibili, dei colpi di scena, delle svolte, un finale assolutamente coerente con il resto della narrazione, contiene anche tutta un'altra serie di elementi che sono distopie politiche che erano al tempo estremamente attuali e che ancora oggi hanno il loro valore, perché certi meccanismi di potere non sono mai venuti meno. Oltretutto all'interno c'era anche, se vi ricordate, quello che sembrava un trattato vero e proprio inserito all'interno della narrazione, cioè la teoria e la pratica del collettivismo oligarchico, che era fatto come un documento a sé stante, inserito all'interno, una scelta molto audace, tra l'altro, da parte di un autore che si rivolgeva a un pubblico che si aspettava probabilmente una storia così pessimista, tra l'altro, veramente con poca speranza, che sfido qualsiasi lettore alla fine a non essersi sentito, non dico depresso, ma comunque molto preoccupato nei confronti del futuro che ci si poteva aspettare, specialmente in anni in cui il panorama politico internazionale era dominato dalla guerra fredda e dalla contrapposizione tra il blocco liberale e quello socialista. Qualcun altro che si vuole azzardare? Io per ultima. Vuoi stare per ultima, Nicoletta? Vabbè, io vado semplicissimo. Cioè, io quando ho letto questo libro, in cui semplicemente l'idea di leggere o possedere un libro era considerato reato, cioè, ragazzi, questa idea è talmente potente, è talmente devastante, talmente forte, che è evidente che è quello il libro che mi ha tra l'altro l'ho letto che ero grazie al consiglio di una prof l'ho letto forse in prima liceo, adesso non mi ricordo, sì, forse in prima liceo, e mi ha sconvolto, perché mi ha sconvolto quello che ci stava dietro. E l'anno scorso io sono stato a Berlino, cioè la famosa piazza in cui venivano bruciati, no? Tutti dai nazisti, tutti i libri, no? E lì c'è una specie di pozzetto con un vetro sopra dove non c'è nessuna scritta, non sa nessuno, se non te lo dicono ci passi sopra, manco te ne accorgi, ma se guardi sotto c'è un buco scavato e dentro ci sono delle librerie messe, librerie vuote, e fa un'impressione pazzesca. Io sono arrivato lì, ho guardato da sotto, stiamo parlando dell'anno scorso, 2019 o 2018, insomma, e ho detto, sono in Fahrenheit 451 qua. Cioè, sono lì. Però questa roba qui è accaduta prima. Quindi ecco che, insomma, i mondi no, perché quando succedeva questo, il Fahrenheit 451 di Bradbury, cos'è, del 50, boh, qualcosa, 52, 53, no? 53 credo. 60, no? Però io mi sono trovato lì nel 2018 a guardare una roba che accadeva durante il nazismo, quindi prima, e mi sono immerso ancora di nuovo in tutte quelle atmosfere, quella forza che è stata emanata da Fahrenheit 451. Non so se mi spiego cosa un libro davvero potente, davvero forte può fare una persona.
Quindi evidentemente per quanto mi riguarda è quello il libro che mi ha segnato in maniera indelebile e che ogni tanto tiro fuori e mi vado a rileggere. Perché... Però attenzione, anche perché è un libro scritto da uno dei miei autori in assoluto preferiti, da una delle penne più grandi della narrativa, secondo me, perché Ray Bradbury non è uno scrittore di fantascienza e basta, è un grandissimo scrittore. Ecco, allora, quando tu unisci una grande idea con un grande scrittore che sa scrivere benissimo, beh, insomma, è il capolavoro assoluto, l'idea. Io ho citato 1984 prima, però forse uno dei libri non che mi ha segnato di più, ma che mi ha commosso di più è Callocaina di Karin Boy, che è un romanzo quasi introvabile in Italia. C'è una vecchia edizione di Perborea degli anni 90. E Karin Boy era una poetessa svedese morta suicida circa un anno dopo la pubblicazione di Callocaina. Nel romanzo ci sono molte cose che verranno riprese anche da Orwell. Chiaramente non c'è prova che l'inglese abbia letto la svedese, però in Callocaina c'è l'occhio e l'orecchio della polizia all'interno di ogni casa, che è chiaramente un antecedente del Grande Fratello. E la poetica della Boy viene, cioè, invade anche il romanzo, quindi è un racconto lirico, è pieno di poesia, è travolgente, è doloroso. E anche in questo caso, sì, nonostante la disperazione finale, lascia comunque la speranza di un possibile domani migliore, che probabilmente non arriverà, ma comunque i protagonisti ci credono ancora. Nicoletta, siamo arrivati a te. Allora, sì, in effetti io faccio un'enorme fatica a scegliere un libro solo, però sceglierò quello che mi ha portato dentro, il libro che mi ha portato dentro la fantascienza. Allora, la premessa è che in effetti avevo letto 1984, avevo già letto Fahrenheit 451, e l'ulteriore premessa è che io sono figlia di professori, quindi in casa mia la fantascienza non è proprio mai entrata, neanche fumetti, ma neanche vagamente, cioè si leggeva soltanto I Promessi Sposi e tutto quello che poteva essere collegato a questo, quindi Orwell andava bene e Bradbury già era un pochino più complicato, però quindi io sono arrivata tardi alla fantascienza e quindi citerò il romanzo che, dopo che ero partita con l'idea che fosse una faccenda di astronavi e mostri verdi e mi scappava da ridere, però il mio maestro era Carlo Pagetti, che è stato forse il primo accademico a occuparsi di fantascienza in Italia. Io volevo andare negli Stati Uniti e volevo fare quindi una tesi di americano, che era l'unica cosa che mi poteva autorizzare ad andare negli Stati Uniti, e Carlo Pagetti mi ha messo in mano La mano sinistra delle tenebre, Le Guin. Mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo, anche se tecnicamente, adesso non so che definizione vogliamo dare di distopia, però le etichette si attaccano male tutte alle Guin. Però questa idea di un pianeta immaginario nel quale non esiste la distinzione tra generi sessuali e il modo in cui viene declinata questa cosa, cioè il modo in cui Le Guin riesce a dare evidenza a quanto sia determinante la distinzione maschio-femmina nella nostra società e a quante reazioni automatiche si determini, a come nel bene e nel male ci condizioni pesantemente. Allora questa cosa mi è sembrata una intuizione di grandissima originalità, e a questo affiancherei quello che stava dicendo Elisabetta su Callocaina, che è un altro romanzo che avrei scelto, proprio mettendo in rilievo il fatto che, insomma, magari Orwell ha copiato, magari sì, magari no, però comunque una donna ci è arrivata prima, chiusa parentesi, però insomma, Le Guin scrive questa storia complicata in un momento, nel senso agli anni 70, non è che siamo a oggi, in un momento in cui non è che di queste cose si potesse parlare tanto facilmente, con una levità, con una poesia, con uno struggimento. Insomma, io sono arrivata alla fine del romanzo, che non avevo mai letto fantascienza, assolutamente commossa, assolutamente turbata, e soprattutto con la percezione, e qua invece ci vuole un po' quello che dicevano sia Franco Ritratello che Francoforte, scritta in modo magnifico, magnifico. Cioè, questa non è letteratura popolare, questa è letteratura, appunto, e come dovrebbe essere comunque tutta la fantascienza. Per cui io poi avrei potuto citare anche altri, perché insomma, per mia fortuna, non so come sono come scrittrice, ma come lettrice sono prodigiosa, quindi ho veramente
ha avuto tantissimi modelli, però quella è stata la soglia, quella è stata la porta d'accesso a questo tipo di narrazione. Le donne lo fanno prima e meglio, scrive Sara. Dunque, no, io volevo riprendere quello che aveva detto Franco Ricciardiello sulla distopia in qualche modo americana, che vede sempre una sorta di rivolta dell'individuo contro il potere della società. In effetti, che è un po' poi il mito fondativo degli Stati Uniti, quindi sono stati, hanno creato questo mito dell'uomo solo che può cambiare le sorti, no, di un'intera società, e può opporsi poi allo Stato troppo espansivo che poi viene in qualche modo ingigantito dal racconto distopico. Però mi chiedevo se anche negli altri romanzi che avete citato, che non sono invece di stampo statunitense, o se ci fosse un cambio rispetto a questo tipo di distopia, quindi appunto l'individuo che si ribella a una società opprimente, oppressiva, ad altre latitudini, secondo voi, se c'è una specificità italiana. Francoforte diceva ad esempio già che secondo lui no, insomma, almeno se ho interpretato la risposta correttamente, e poi soprattutto se c'è stato un cambio nelle racconti e nelle storie di distopia dalla fine della Guerra Fredda, quindi dalla caduta del muro di Berlino in poi, insomma, se c'è stato un'evoluzione, un cambiamento, se ciò a cui ha puntato la distopia è cambiato o è rimasto lo stesso? Anche qui chi vuole rispondere, naturalmente. No, il fatto che fai delle domande difficilissime, è molto complicato, nel senso che... E poi sono 8 domande, per cui intanto comincio io, però poi intanto voi pensate, intervenite, perché io... Prendiamo tempo. No, prendo il tempo. Dunque, l'ultima domanda, che era se c'è stato un cambiamento dopo la caduta del muro di Berlino. Allora, ti rispondo con un esempio, nel senso che, come probabilmente sappiamo tutti, il racconto dell'Ancella, ecco, vedi che lo sta scrivendo anche Leonora Federici, The Handmaid's Tale, è stato scritto da Atwood quando era a Berlino, e una Berlino in cui c'era ancora il muro, per cui in realtà la storia è stata ispirata all'epoca moltissimo da una situazione europea, la situazione europea di una città divisa in due come punizione a seguito di questa grande ferita che nell'identità che c'è nel cuore stesso dell'Europa, che è il nazismo. All'epoca il romanzo ha avuto un successo estremamente limitato. Subito dopo c'è stato la versione, l'adattamento cinematografico di Fürken Schöndorf, che anche quello ha avuto un successo estremamente limitato. Facciamoci due domande sul motivo per cui la serie televisiva invece ha spopolato il romanzo, ha dovuto essere... Io stessa l'ho vista e ne sono rimasta assolutamente entusiasta, nonostante avessi letto il romanzo quando era uscito. Addirittura ha creato dei modelli di comportamento per cui queste donne, queste ancelle sono diventate icone della protesta da strada, un po' come era successo per Vivo Vendetta, che mi stupisco che non sia stato citato fin qua, e addirittura ha determinato la ripubblicazione del romanzo e ha portato la Atwood a scriverne il proseguimento appunto in questi testamenti. È chiaro che poi dopo le cose, le situazioni cambiano e la percezione delle storie è una percezione molto... che varia nello spazio e nel tempo, no? Per cui questo è un pezzo di quello che tu chiedevi. Sulla figura dell'eroe solo al comando, dell'uomo solo al comando, ti do una risposta breve, ti direi due cose. Una, che questa cosa ha un radicamento molto forte, almeno nel contesto americano, nella figura del cacciatore sacro, no? Che appartiene proprio al patrimonio originario, un po' come la teoria del destino manifesto e il sogno americano, appartiene a un radicamento molto forte nell'identità americana, per cui non è tanto strano che nei generi popolari ricompaia questa figura del cacciatore sacro. Però adesso non voglio diventare noiosa, ma forse anche sì, le donne che scrivono fantascienza fanno un'altra cosa, cioè completamente diversa, nel senso che
difficilmente c'è una donna sola, se è sola patisce questo isolamento e cerca immediatamente di costruire una rete. Lo si vede anche banalmente, anche questo in Handmaid's Tale, ma praticamente in tutti i romanzi di Joanna Russ, in James Tirty e via dicendo. Per cui cioè, anche lì, secondo me, ci sono tante situazioni diversificate, per cui è difficile fare un ragionamento di carattere generale. Me ne rendo conto, certo. Sì, sì, estremamente interessante questa riflessione di Nicoletta, e col senno di poi, ripensandoci, è effettivamente così, anche se pure io avevo letto il racconto dell'Ancella quando era nato, cioè quando era uscito, quindi ormai parecchi anni fa. E per rispondere alla domanda, per quello che non ha risposto già Nicoletta, mi verrebbe da dire che comunque da sempre le distopie hanno immaginato situazioni sia prima che dopo la caduta del muro di Berlino, dei paesi del socialismo reale, hanno immaginato principalmente distopie politiche e catastrofi ecologiche che si abbattevano sull'umanità. Cioè il futuro era fortemente condizionato da queste due cose, e entrambi i filoni vanno ancora abbastanza avanti. Devo soltanto aggiungere però che immediatamente prima della caduta, della dissoluzione dell'Unione Sovietica, dei paesi del patto di Varsavia, il genere cyberpunk, del quale spesso ormai adesso ci dimentichiamo, ma che è stato estremamente importante per la fantascienza, per sfondare i confini della fantascienza nella direzione del mainstream, perché è stato letto moltissimo da non appassionati di fantascienza, era se vogliamo un genere che aveva una profonda ambientazione distopica, pur essendo non necessariamente distopico come vocazione, perché immaginava un futuro in cui già prima della caduta del muro di Berlino non c'era nessuna opposizione allo strapotere del capitalismo e del modo di produzione capitalista. Se da una parte il cyberpunk proponeva un'accettazione oramai incondizionata e senza giudizio morale della scienza, della sua evoluzione, perché la tecnologia nel futuro che immaginava era talmente pervasiva da non permettere più né un giudizio utopistico sulle sue possibilità, né un giudizio distopico sui suoi pericoli, dall'altra comprendeva anche questa cosa: il futuro era in mano alle grandi corporazioni, quindi era nettamente una distopia capitalista, se così vogliamo dire. Non so se volete aggiungere qualcosa, Francoforte, Elisabetta. Vabbè, io avrei una marea di robe da aggiungere, questo è il problema. Dire. Sai, allora... Sì, infatti ci sarebbe... Io adesso sto ascoltando, anche riflettevo su questa cosa qui. Alla fine, quando un grande libro tratta un argomento sociale importante, ok? L'argomento sociale può essere legato all'ambiente, può essere legato alle dittature, può essere legato all'amore tra le persone. Cioè, voglio dire... ci sono tutti gli argomenti che riguardano i rapporti in questo mondo, tra noi e il nostro ambiente, o tra noi e noi stessi, creano poi dopo dei meccanismi per cui non è complicatissimo immaginare che le cose potrebbero andare peggio di quanto stanno andando, giusto? E spesso questo meccanismo di immaginare che le cose possano andare peggio di quanto stanno andando è un classico meccanismo per mettere in guardia, no? Cioè per dire... attenzione, perché se andiamo in quella direzione otteniamo questo. Allora, la fantascienza l'ha fatto in tante vesti, perché il catastrofico, quello che viene ritenuto uno dei generi della fantascienza, il catastrofico, è andato in questo senso, no? A livello ambientale, a livello sociale, è andato in questo senso. E quindi secondo me, delle intersezioni con quello che è il concetto della distopia molto forti. Ballard ha scritto dei romanzi distopici, catastrofici, ma che potrebbero anche essere interpretati come distopici, mi verrebbe da dire. Cioè, la lista è lunghissima. E stiamo parlando di grandi autori, Cioè, Ballard, secondo me, è un grandissimo autore, quindi un altro capace di tenere una serie di cose. Poi, non so, Kazuro Ishiguro, il premio Nobel, ha vinto...
ha vinto un Nobel, ma ha scritto dei libri che sono storie d'amore grandissime, ma sono di grandi distopie, voglio dire. Allora, cos'è che prevale? Cioè, a volte, è un ragionamento che sto facendo anche mentre ascoltavo le vostre interviste, a volte, cioè, prevale di più uno o l'altro elemento? Perché, cioè, se io leggo Non lasciarmi, no? Il romanzo di uno dei più famosi, insomma, di sicuro che è una distopia, però Non lasciarmi è una, soprattutto una grande storia d'amore. La distopia nasce dal modo distorto, assurdo, allucinante in cui le storie d'amore potrebbero finire in un futuro distopico. Ma allora è una storia distopica o è una grande storia d'amore? Perché vi assicuro che io, quando lo leggevo, quando leggevo i commenti, c'erano le battaglie su questo, su chi diceva no, tu non puoi dire che è una distopia, chi se ne frega, è una grande storia d'amore, e viceversa. Quindi, insomma, alla fine le grandi storie sono queste, sono capaci di smuovere le nostre emozioni, i nostri cori, i nostri sentimenti su tanti livelli, su troppi livelli. Le distopie di cui abbiamo parlato, 1984, certo, romanzo di storia, però è, è anche una grandissima storia d'amore anche quella, è una grandissima storia di, come dire, di relazioni tra le persone. Dentro in ogni libro ci sono mille concetti diversi. Io credo che sia sbagliato a volte semplicemente definirli per un aspetto. Quindi il mio ragionamento nasceva da questo. Alla fine la mia conclusione di tutta questa discussione è che, ma insomma, chi se ne frega della distopia? Cioè, ma fatemi leggere un gran bel libro che possa interessarmi, che possa divertirmi, che possa stimolarmi a pensare in maniera positiva. Poi che sia derivato da, perché Cormac McCarthy mi scrive Sulla strada. Sulla strada è un distopico? Domanda. È un catastrofico? Domanda. È fantascienza? Domanda. È un grande romanzo e basta? È un grande romanzo e basta. Cioè, che mi fa pensare a mille milioni di cose, mille cose diverse. Io in quel romanzo vedo tutte queste cose qui, però no, non ce la faccio a definirlo in un modo. E quindi credo che sia questo alla fine il concetto. Cioè, la distopia è un ingrediente, è una spezia, è una delle tante cose che si mettono nei grandi libri per cercare di appassionare il pubblico e farlo ragionare, farlo pensare, fargli tirare fuori dalla cappa qualche cosa. E allora, ecco, benvengono tutti questi libri che abbiamo citato, tanti che non abbiamo potuto citare, ma che ci sono sicuramente, che servono a questo, servono a smuovere un po' certe menti addormentate che ci circondano. O magari anche la mia. Elisabetta? No, diciamo che abbiamo scelto un argomento di conversazione che dici tu, Franco, è assolutamente vero, e magari rispondo anche a un commento che ho visto apparire sullo schermo. C'è qualcuno che diceva in fondo Orwell 1984 è grosso modo un plagio. Appunto, quello che diceva, che si diceva all'inizio, mi pare che lo dicessi proprio tu, Franco, che tutto è stato scritto nella fantascienza, io allargherei, tutto è stato scritto nella letteratura in generale, il problema è come lo scrivi, la differenza lo fa come lo scrivi, e come lo scrivi è esattamente quello da cui impari, la storia di cura, la storia d'amore, la storia di fantascienza, la storia di distopia. Ora stiamo parlando di distopia, per cui l'abbiamo declinata in questo modo, però è indubbio, quello che tu hai detto è assolutamente indubbio, cioè datemi una bella storia, datemi un bel romanzo, poi qual è il genere di appartenenza come lettore, interessa veramente molto poco. Sì, vero. Nulla, io mi riallaccio invece al discorso sull'individuo, l'individualismo tra Stati Uniti ed Europa. In realtà l'epos dell'eroe solo che sfida la distopia è presente in numerosissimi romanzi da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Però è vero anche che l'eroe che combatte la distopia ad un certo punto lo fa anche col desiderio di portare consapevolezza a tutta la sua società, e in questo Vi per Vendetta, più la versione cinematografica che in realtà la versione fumettistica, ne è la prova, perché sul finale, quando tutti indossano la maschera di V, quando tutti diventano V, incarnano un ideale di libertà, di resistenza, di ribellione,
che può essere tale solo se condiviso da tutta la popolazione, perché la lotta dell'eroe contro il male può finire solo con la sconfitta. Invece la lotta del popolo contro il male può avere una possibilità effettiva di vittoria. Chiaro. D'accordo. Intanto chiedo, rinnovo l'invito se le persone che stanno seguendo, se hanno domande da fare, è il momento. Questo è il momento. E niente, poi, visto che Francoforte citava prima lui e anche gli altri, naturalmente, Fahrenheit e Ray Bradbury, domani ne approfitto per fare un po' di pubblicità all'incontro di domani delle 16, che è su Asimov e Bradbury proprio, a cui parteciperanno tanti altri invitati. E c'è Dario Tonani poi che ha commentato, infatti concordo, le etichette servono solo ai librai sprovveduti per collocare un libro in scaffale, riallacciandosi a quello che le etichette servono sempre, questo è evidente, anche perché poi l'editoria si basa sulle etichette, l'editoria è fatta di collane, le collane sono etichette, per cui è anche giusto che dai un indirizzo, perché poi la gente, con tutti i libri che si pubblicano, che escono, la gente non saprebbe più dove andare a trovare le cose. Però diciamo che quando poi si cerca di analizzare un pochino meglio un fenomeno, diventa un po' più complicato. Non puoi limitarti a legare un'etichetta, questo voglio dire. È molto complicato. Cioè, tutto lo young adult, no, dagli Hunger Games in poi, i Mezzrunner, tutte le Shadowhunter, tutta quella roba lì, quelle sono tutte fondamentalmente distopie. Ma perché hanno presa sul pubblico degli adolescenti, degli cosiddetti YA, no? Perché hanno presa? Hanno presa perché per loro è proprio questo, il concetto della ribellione, dell'essere l'eroe che si ribella, che riesce a sfuggire al mondo che li ingabbia, che può essere nella realtà i genitori, la scuola, i bulletti del quartiere, o quello che volete voi, no? Allora, quella stessa storia può essere raccontata in maniera magari più, come dire, razionale, no? E quindi più mainstream, scrivendo la storia di questi ragazzi al liceo che hanno problemi con la scuola, con i genitori, con i bulletti, giusto? Però, essendo molto vero, essendo forse troppo vero, a meno presa rispetto all'immaginifico di un Hunger Games o di un mondo immaginario che non esiste, perché là dentro io posso togliermi i vestiti che ho di dosso e mettermi uno completamente nuovo che non mi riguarda. Cioè, ragazzi, io lì rinasco da zero, non è solo io divento un eroe, ma il mio viaggio dell'eroe lo compio dall'inizio alla fine. Allora, la potenza, secondo me, la forza di questi libri non è tanto nell'etichetta distopia, ma sta nel fatto che sono fatti così bene che fanno compiere un bellissimo viaggio dell'eroe a un lettore che è medesimato in quei protagonisti, compie il suo grande viaggio dell'eroe. E questa è la storia della narrativa, voglio dire, ci ha pensato un certo Omero con l'Odissea e da là siamo arrivati a oggi, non è che sia cambiato tanto. Quando si dice tutto scritto, cioè, come l'Odissea è tutto lì, cioè, non è che sia molto, molto difficile trovare il capostipite. È anche la Bibbia, Franco. Anche la Bibbia, certo, assolutamente. Andando ancora più indietro, per cui è un processo assolutamente umano, legittimo e salvifico, peraltro, questo percorso di identificazione, certo. penso. D'accordo. Dunque, siamo arrivati alle 6 passate, vi ringrazio per questo viaggio, ci sono stati tanti spunti, naturalmente credo per sbrogliarli tutti ci sarebbe voluto molto più tempo, sono spunti che insomma però spero lancino dei germi di riflessione anche appunto su, a partire dai libri, poi anche su. Mi hai sparato una domanda complicatissima, una domanda profonda cui risponde. Adesso secondo me parliamo altre 6 ore, perché altre 3 ore per rispondere a quella domanda lì. Qualcuno vuole rispondere. No, io non inizio neanche a rispondere, è complicatissimo. Il viaggio dell'eroe e dell'eroina? Sì, vai, dopo. Scusatemi, ho un po' di problemi di connessione.
Allora, se ci riferiamo specificatamente alla distopia, ma vale anche per altri generi, in generale il viaggio dell'eroe e dell'eroina sono più o meno simili, perché tutti affrontano il potere distopico. Però la donna nella distopia non deve affrontare solo un potere autoritario, deve affrontare anche un potere maschile, patriarcale, sessista e misogino. Quindi c'è un deve essere ribelle e il doppio delle volte, e può essere vittima il doppio delle volte. È molto vero, però io la sposto su un altro piano questa cosa, nel senso che, e rubo le parole a Ursula Le Guin, c'è cioè questo saggetto breve che credo sia stato tradotto in italiano mille anni fa da Tutte Storie, che si chiama The Career Bag Theory of Fiction, la borsa delle la teoria della borsa delle storie, è il titolo del saggio. Allora lei dice: dalle origini dell'uomo noi abbiamo raccontato storie, dell'essere umano noi abbiamo raccontato storie, perché non è quello che fai che fa la differenza, ma è la storia di quello che fai che fa la differenza. All'inizio si viveva soltanto di coltivazione, uomini e donne, ci bastava quello che ed era del tutto sufficiente quello che si ricavava, quello che si ricavava dalla coltivazione. A un certo punto, senza che ve ne fosse grande motivo, l'uomo parte, va a caccia del mammut e torna con questa storia, non solo con la carne, che non fa la differenza, ma con questa storia mirabolante di sangue, lotta, battaglia, combattimento, entusiasmante, un'avventura travolgente, e si impadronisce in questo modo della capacità di raccontare storie, perché intanto la donna era rimasta a casa e non c'è molto da raccontare sulla semina del Gran Turco e sulla fabbricazione del pane, non è una storia molto avventurosa. Allora, questa è la differenza, secondo lei. Sempre quello. Nel senso che in realtà, appunto, dipende da come confezioni la storia, poi dopo lei va avanti spiegando perché le storie delle donne sono più importanti, e fa capire proprio come siano tipologicamente molto diverse, in parte per quello che diceva Elisabetta, ma anche perché l'esperienza che una donna fa del mondo è completamente diversa. Impara a usare degli strumenti che non sono l'arco e le frecce, la lancia, la pistola. Deve per forza imparare a girare attorno alle difficoltà, e quindi l'eroina, cioè per noi donne, è quella che riesce ad arrivare al suo obiettivo senza spargere cadaveri intorno a sé. È molto facile indossare i panni dell'eroe. Secondo Le Guin, ed è una posizione che assolutamente condivido, l'eroina è colei che raccoglie storie, è colei che cura, è colei che comunque riesce a ottenere quello che vuole, ma con strumenti un pochino diversi da quelli clamorosi dell'eroe. Poi vabbè, si potrebbe parlare fino a dopodomani di questo argomento, però è giusto per dare un suggerimento di lettura, ecco. Il saggetto si trova sul web, sono 5 pagine, è proprio interessante, è molto ben scritto. Grazie, grazie. Merita un'ulteriore tavola rotonda questa mia. Ne programmeremo un'altra. Quindi ringrazio tutti, grazie Francoforte. Grazie a voi. Ricordo ancora l'antologia Distopia, di fantascienza italiana. Ringrazio Elisabetta Di Minico. Grazie a te e a tutto lo staff di Oltre lo Specchio. E il suo Elisabetta, grazie a Nicoletta Vallorani, e ricordo anche il suo romanzo Avrai i miei occhi, e ringrazio infine Franco Ricciardiello per averci parlato poi anche del Solar Punk e per l'antologia Assalto al Sole. Quindi grazie a tutti, e noi ci rivediamo poi domani con la seconda giornata degli eventi di Oltre lo Specchio, a partire dalle 16, sempre online in streaming, e mentre per proseguire la discussione che è nata stasera, spero che possiate poi andare a recuperare i grandi classici, le nuove distopie e naturalmente i libri di tutti gli autori che sono venuti questa sera. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao.